Mari. Gopi Janavalla Bhagiri Varadari Yasudanandana Vraja Janarandana Yamuna Tira Vanashari Jayurada Madhava Kunjaviari Jayurada Madhava Kunjaviari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Hari Bol. Haribo, Haribo Nityagora, Haribo Nityagora, Haribo, Haribo, Haribo Nityagora, Haribo. Jai Shri Shri Radha Vraja Sundara Ki Jai, Shri Jagannath Baladeva Subhadra Ki Jai, Shri Shri Gornitai Ki Jai, Shri Inga Bhagavan Ki Jai, Tulasi Marani Ki Jai. Tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie Sri Sri Guru e Goranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Hare Krishna a tutti, grazie di essere venuti alla lezione dello Srimad Bhagavatam. Ringraziamo anche coloro che ci stanno ascoltando via internet. Hare Krishna, welcome to everyone to this Srimad Bhagavatam class. And good morning also to those who are following us via internet. Siamo all'ottavo canto dello Srimad Bhagavatam, al capitolo numero 9, il verso è il numero 22. Il capitolo è intitolato Il Signore discende nella forma di Moini Murti. We are reading from Canto 8, Chapter 9, Text 22. Title of the chapter is The Lord Incarnates as Moini Murti. Però prima di leggere il verso, volevo rivolgere un saluto privato a Nimai Pandit Prabhu, che ha lasciato il corpo e ha annunciato a Parabhati Prabhu che oggi pomeriggio alle 15 ci sarà una cerimonia dove si potrà onorare e salutare questo grande devoto. But before starting the class, I would like to bid farewell to our god brother Nimai Pandit Prabhu, who has left his body rather recently. So, as announced by Parabhakti Prabhu, this afternoon from 3 o'clock until 4:15, 4 e un quarto. Alle 3. Sì, dalle 3 alle 4. Dalle 3 in poi. From 3 o'clock onwards, there will be a farewell ceremony in order to bid farewell for a last time to Nimai Pandit Prabhu. Nimai Pandit è stato un devoto esemplare, molto dedicato ed è stato di ispirazione per tutti. He was a perfect devotee, full of dedication towards the cause of spreading Krishna consciousness and an example, an inspiration to all the devotees who have met him. E con la sua scomparsa veloce ha dato una rinfrescata di cos'è la vita e che dobbiamo capire che in qualunque momento si può lasciare. With his sudden demise, he has reminded us what life is and how easily we can lose it. La rinfrescata è che il giorno avanti lui aveva cantato la canzone Damodara Nanda, no? Damodara, Sri Damodara. It is remarkable that the day before his death he was here singing Damodarastaka. E il giorno dopo ha lasciato il corpo. And the day after he has left the body. La mattina ha detto la moglie Vishnupriya Mataji che stava bene, era allegro, faceva la doccia cantando Tulasi. Vishnupriya Mataji, his wife, has informed us that the morning before entering coma, he was still happy, lively, he was taking shower and singing Tulasi. Poco dopo si è accasciato, ha detto che stava male ed è stato portato urgentemente con l'ambulanza in ospedale. But soon after he started feeling ill and so was taken to the hospital. Era un male grave, aveva avuto un'emorragia cerebrale e da quel momento in poi lui praticamente è svenuto e percepiva appena le voci di chi gli stava intorno. It was a serious condition, cerebral hemorrhage, and so he started losing consciousness, he entered a coma during which he could only perceive the voices of persons surrounding him. Le sue condizioni sono andate sempre più peggiorando e il giorno dopo ha lasciato il corpo. His conditions worsened very fast and on the following day, that is yesterday, he left his body. Però oltre all'istruzione, questa morte repentina la reputo un'istruzione spirituale molto importante. I can consider this sudden death a very important piece of spiritual information.
Lui mi ha dato anche un'istruzione personale. He has also given me a personal instruction. Che voglio? Che voglio condividere con tutti. And I wanted to share with you this personal instruction he has given me. Allora c'è stato uno scambio di mail tra me e Nimai Pandit il giorno prima. Just the day before there was an email exchange between me and Nimai Pandit. Nella quale lui mi dice: sono veramente felice che la situazione. In this email he states, I am really glad that the situation si sia evoluta in modo positivo. Has evolved positively. E dice, il mio suggerimento è di non affrontare sempre i problemi da un lato personale. My point is to face challenge, not to always face challenges from a personal viewpoint. E l'istruzione preziosa è la seguente. And the precious instruction is represented by the following sentences. Se in un servizio ci sono dei problemi, if within the performance of a certain service troubles arise, devono essere affrontati e risolti in uno. They must be faced and solved in uno spirito di umiltà. In a spirit of humility. E di sacrificio. And of a spirit of self-sacrifice. Da tutte le parti in causa. From all the persons who are involved. Per soddisfare Krishna. In order to please Lord Krishna. Krishna è il guru. Per soddisfare Krishna. Guru. To please both Krishna and our guru. Oh, io questa istruzione l'ho accettata da un devoto confratello che stava vicino a me, già l'aveva accettata. So I had already accepted this piece of information from a devotee, a god brother who was near me. E infatti gli avevo risposto. And actually I answered him. Siccome ti ritengo una persona giusta di senno. Since I consider you a fair and reasonable person. Apprezzo moltissimo il tuo punto di vista e cercherò di adeguarmi. I take in great consideration your viewpoint and I will try to apply this instruction. Quindi lui con questa istruzione che cosa vuol dire? Che noi non dobbiamo cercare la soddisfazione facendo il braccio di ferro, dice ho vinto, non dobbiamo cercare questo. So what is the purpose of this instruction, we should not wrestle with other persons in order to win in every, when there is a dispute or an argument, we cannot wrestle in order to win, to show that we are always right. No. Ma noi dobbiamo cercare di soddisfare Krishna e il Guru. We must try to please Krishna and our Guru. Quindi non cercare una vittoria personale. So we should not look for a personal victory, ma cercare la vittoria di Dio e del Guru. But look for the victory of God and the Guru. Quindi ringrazio Nimai Pandit per questa istruzione. So I heartily thank Nimai Pandit for this kind of instruction. E cercherò di seguirla nella migliore maniera possibile. And I will try to follow it as best as possible. Adesso per la commozione ci sarà un secondo tempo, alle 3 ci sarà una cerimonia di commemorazione di Nimai Pandit Prabhu. Now we will have another time to celebrate Nimai Pandit Prabhu's memory. There will be this ceremony starting at 3. E quindi la commozione potrà essere meglio mostrata in quell'occasione. And so we can show our feelings. Adesso passiamo. Ma scusa, no, giusto per. Ma sarà una cerimonia.
continua o semplicemente uno verrà lì, farà gli omaggi? No, no, hanno preparato un qualcosa di... un programma che sarà seguito. So there will be a ceremony with the program. Porteranno il corpo di Nimai Pandit qui a Villa Vrindavana, vestito da Vaishnava. The corpse will be brought here in Villa Vrindavan with the Vaishnava attire. E potrà essere visto e salutato da tutti. So that everybody could see and pay farewell to him. Il verso è il numero 22 e lo cantiamo insieme. We can sing all together, text 22. Te palayanta samaya. Te palayanta salaya. Asuras vakritan ripa. Asuras vakritan ripa. Tusnim asam kritas neha. Tusnim asam kritas neha. Trivivada jugupsyaya. Trivivada jugupsyaya. Te palayanta samaya. Te palantyansa samaya. Asuras vakritan ripa. Asuras vakritan ripa. Tusim asankritas neha. Tusne asankritas neha. Sri vivada yugupsaya. Vada. Te palayanta samayam. Te palayanta samayam. Asuras vakritan ripa. Asuras vakritan ripa. Tusnim asankritas neha. Tusnim asankritas neha. Sri vivada yugupsaya. Sri vivada yugupsaya. Te palantya samayam. Asuras vakritam ripa. Tushnya sankritasneha. Shri vivada yugupsaya. Te palayanta samaya. Asuran kritan rita. Ni asan kritas neha. Sri vivada yugupsaya. Mataji. Alayanta samaya. Surasva kritan rita. Usneya sankritas neha. Vivada zutaya. Te. I demoni. Palayanta. Tenendo in ordine. Samayam. Equilibrio. Asura. I demoni. Vakritam, fatto da loro. Nripa, ore. Tusti masam, rimasero in silenzio. Kritasnea, poiché avevano sviluppato un attaccamento per Mohini Murti. Strivivada. Disaccordo con una donna. Yugupsaya, pensando che un'azione simile fosse abominevole. Traduzione. Ora, poiché i demoni avevano promesso di accettare tutto ciò che avrebbe deciso la donna, giusto o ingiusto che fosse, rimasero in silenzio per mostrare il loro equilibrio mentale e per evitare di competere con una donna. Verso 23 lo leggo solo io. Tasyam kritati pranaya, pranaya paya katara, bahum manena kadaba, nochu kinchana viprayam.
Traduzione: i demoni sentivano ormai un profondo affetto per Mohinimurti e, avendole in un certo senso accordato la loro fiducia, temevano di compromettere questa relazione. Perciò manifestarono rispetto e onore per le sue parole, non dissero nulla che potesse turbare la loro amicizia con lei. Spiegazione di Prabhupada. I demoni erano stati così incantati dai trucchi e dalle parole amichevoli di Mohinimurti che si sentirono appagati per le sue parole gentili, anche se tutto il nettar era andato agli esseri celesti. Il Signore disse ai demoni: gli esseri celesti sono molto avari e stanno morendo dalla voglia di ricevere il nettare per primi. Diamoglielo. Allora, poiché voi non siete come loro, potete aspettare più a lungo, siete tutti eroi e siete contenti di me. È meglio dunque per voi aspettare finché gli esseri celesti non avranno bevuto il nettare. So, translation, text 22. O King, since the demons had promised to accept whatever the woman did, whether just or unjust, now, to keep this promise, to show their equilibrium and to save themselves from fighting with the woman, they remained silent. Text 23, translation. The demons had developed affection for Mohinimurti and a kind of faith in her, and they did not want to disturb their relationship. Therefore, they showed respect and honor to her words and did not say anything that might disturb their friendship with her, per part. The demons were so captivated by the tricks and friendly words of Mohinimurti that although the demigods were served first, the demons were pacified merely by sweet words. The Lord said to the demons, the demigods are very miserly and are excessively anxious to taste the nectar first. So let them have it first. Since you are not like them, you can wait a little longer. You are all heroes and are so pleased with me. It is better for you to wait until after the demigods drink. Om Jnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Milita Yena Tasma Shri Gurave Nama Shichitanya Manubhistam Sapitayena Bhutale Svaya Rupa Kadamayam Dadati Svapadantika Vandeya Shri Guru Shri Yuta Padakamala Shri Guru Vaishnavancha Irupa sakra jatam sagana ragunatam bitam tansa jivam sadvetam savadutam parijana saitam Krishna Chaitanya devam shirada Krishna padam sagana lalita shri vishakam vitancha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavanesvari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Ancha kalpa tarubhya sha kripa sindhu bhya eva sha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo nama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Allora, questi versi ci dicono che Dio, nella forma di una donna bellissima, aveva bindolato, questa è la parola giusta, aveva incantato, la parola un po', aveva incantato i demoni e quindi, avvalendosi della bellezza e anche della diplomazia, quindi la diplomazia c'è anche a livello spirituale,
e quando è usata nella maniera giusta ottiene dei risultati. Quindi calma i demoni con dolci parole, i quali accettano per non deluderla. So this whole narration speaks about how God managed to cheat, or better, charm the demons while using her beauty and other powers in order to deceive them and make them do what he actually wanted. So we can see the power of beauty, womanly beauty especially, over these demons. Vediamo come Mohinimurti, nella forma di una donna, di una forma, cerchi di adulare i demoni dicendogli che loro erano persone serie e per bene. We see how Mohinimurti, in the form of this beautiful woman, tries to allure, to cheat the demons by praising them, telling them that they are great heroes and so on. Per cui era meglio che gli esseri celesti bevessero per primi il nettare dell'immortalità. So they had better allow the celestial beings to drink first the immortality nectar. Il nettare che avevano frullato per non creare incidenti. The nectar they had churned in order to avoid the accidents. Cioè, Mohinimurti che cosa aveva fatto? Adulato i demoni con diplomazia dicendo che loro erano delle brave persone e mentre gli esseri celesti erano degli esseri un po' che facevano confusione e che si sarebbero ribellati. So Mohinimurti used her diplomatic skills in order to adulate the demons and make them believe that they were the ones to be honored. Quindi il primo insegnamento di questo verso è che la diplomazia in certi momenti e in certe fasi è necessaria e ottiene risultati. So the first teaching from this verse is that diplomacy is sometimes advisable and can get positive results. Il secondo insegnamento è che Dio, nella forma di una donna bellissima, conquista anche i cuori dei demoni con la sua bellezza. Then we can understand how God, in the form of a very beautiful woman, can captivate even the hearts of the demons due to her supernatural beauty. E li rende servizievoli e obbedienti. In this way, even demons can be made obedient towards the project of God. Quindi la bellezza conta, ma non è una bellezza solo fisica, è anche una bellezza trascendentale. So beauty is important, but here we are not speaking of mere physical beauty, we are also speaking about transcendental beauty. È la stessa bellezza che possiamo riscontrare anche in tutti i devoti dedicati al servizio devozionale. We can feel this same transcendental beauty within all the devotees who are dedicated to the devotional service. I devoti sono belli perché mostrano la bellezza dell'anima. Devotees are beautiful because they show the beauty of their souls. Ma i demoni sono demoni. L'amore dei demoni per Mohini è molto interessato. Hanno di fronte una donna bellissima e i demoni fanno i loro calcoli di convenienza. But demons are demons anyway, and so their love for Mohinimurti is based on greed, on calculation. They have calculated which kind of behavior can best suit their own interests. Certo che questa signora è bella, pensano, meglio che non ce la facciamo nemica. Of course they think this lady is very beautiful. It's better not to spoil our friendship with her. Poi c'è anche la storia di Rao, del quale ne parla il verso che segue, di Then, Rao. Then, the following verses, we speak about Rahu's story.
che aveva capito il raggiro di Mohini per i demoni. Rahu had in some way understood Mohini's deceitful projects. E allora Rahu si traveste da essere celeste e cerca di confondersi in mezzo a loro. And so Rahu disguised himself as a demigod, try to not to be noticed among other demigods. Per bere il nettare senza farsi scoprire. Because he wanted to drink the nectar without being discovered. E lo beve. And he drank that Ma nectar. Krishna, nella forma di Mohini Murti, se n'era accorta perché a Dio non gli sfugge niente. But Krishna had immediately noticed this trick while he was in the form of Mohini Murti, because nothing can be hidden from God. E con il suo disco, Sudarshan Chakra micidiale, gli mozza la testa mentre, proprio mentre beveva il nettare dell'immortalità. And so with his deathly Sudarshan Chakra disc, he got cut off the head of Rahu just while he was drinking this nectar. Quindi è successo che la testa che aveva assaggiato, che aveva gustato il nettare della mortalità, era rimasta viva. So it happened that the head which had tasted the immortality nectar remained alive, mentre il corpo era morto e senza vita. While the body was dead and lifeless. Brahma ha approfittato subito della trasformazione e ha trasformato la testa di Rahu in un pianeta. Brahma immediately took advantage of the situation and transformed Rahu's head into a planet. Ma è un pianeta un po' malefico, perché cerca sempre di danneggiare il sole e la luna con le sue eclissi estemporanee. But this is a malevolent planet, as it always try damaging the sun and the moon with its eclipses. Un altro insegnamento di questo verso è che i demoni non sono insensibili alla bellezza di Dio. Another teaching from this verse is that demons are not totally indifferent towards divine beauty. Si erano innamorati di lui, sia pure nella maniera interessata che abbiamo descritto, per ottenere benefici. They had fallen in love with him, even if in an interested manner, in order to obtain benefits. Non era certo l'amore ideale, l'amore in cui si piange per la voglia di vedere Dio, come succedeva a Rupa e a Sanatana Goswami. It was not an ideal love, a love in which one wants to abandon himself or herself completely to God. Is not the love of Rupa or Sanatana Goswami. Si alzavano al mattino presto, andavano sulla collina di Govardhana per cercare Dio. Those sannyasis woke up very early in the morning and then immediately rushed to the Govardhana hill in order to feel the divine presence of Andavano Krishna. Andavano sulle rive della Yamuna sperando di vedere quel ragazzo con la piuma di pavone sulla testa. Or they went on the Yamuna's river hoping to Poi, see that boy with the peacock feather on his head. Poi c'è l'amore delle gopi che insieme a Srimati Radharani piangevano con lo sguardo rivolto verso la città di Dvaraka. Then there is the love of Srimati Radharani and the gopis who looked at the city of Dvaraka. Perché sapevano che Krishna era là. Because they knew that Krishna was there. Quindi i demoni avevano accettato le condizioni di Mohini Murti non tanto per amore quanto per convenienza. So the demons had accepted to obey to Mohini Murti not due to real love but due to calculation. Poi ci sono altri livelli di amore in cui lacrime fuoriescono come torrente di pioggia. Then there are other levels of love in which tears roll down as drops of rain.
come dice il sesto Shikshastaka che abbiamo letto questa mattina. As it is affirmed within the sixth Shri Shastaka, which we have read this morning. E che cosa dice questo sesto Shikshastaka? And what does this sixth Shri Shastaka say? Quando i miei occhi saranno decorati di lacrime d'amore sempre fluenti mentre canto il tuo santo nome? When will my eyes be decorated by tears of love constantly flowing when I hear the recitation of your holy name? Quando la mia voce verrà meno per l'emozione e quando i peli del mio corpo si rizzeranno nel recitare il tuo nome? When will my voice choke up due to emotion? When will all the air on my body stand at the recitation of your holy name? Questo verso prefigura uno stato d'estasi senza la presenza di Dio. This verse anticipates a state of ecstasy even without the direct presence of God. Semplicemente pronunciando il suo santo nome. Just pronouncing his holy name. Con questo verso noi abbiamo la possibilità di vedere il vero effetto della vita spirituale. With this verse we will have the possibility of noticing the real effect of spiritual life. Quando i miei occhi saranno decorati di lacrime d'amore? When will my eyes be decorated with tears of love? Chaitanya Mahaprabhu ce la mette tutta per farci capire lo straordinario della vita spirituale. Chaitanya Mahaprabhu tries his best in order to make us understand the extraordinary power of spiritual life. Però, sempre nello Shikshastaka, Chaitanya Mahaprabhu ammonisce che bisogna cantare il santo nome in un umile stato di mente. But always within the Shri Shastaka, Chaitanya Mahaprabhu advises us to always chant in an humble state of mind. Sentendosi più bassi di un filo di paglia nella strada, più umili di un filo d'erba. We should feel lower than a straw in the street and humbler than a blade of grass. Solo in questa maniera i santi nomi faranno effetto e procureranno estasi d'amore. Only in this way the holy names will have an effect and cause an ecstasy of love. Poi ci sono altri livelli d'amore che quasi tutti noi abbiamo raggiunto, ma che non ci facciamo nemmeno caso, ne citiamo qualcuno. Then there are other levels of love which perhaps we have already reached, but we do not notice them. Quando mangiamo il prasada e pensiamo che prima di noi lo ha assaggiato Krishna e siamo contenti, è quello è già amore per Dio. When we taste prasada and we think that Krishna has tasted it before us and we feel a certain happiness, that is already a form of love. Se siamo ansiosi di leggere le scritture e quando le leggiamo sentiamo piacere e avvertiamo un senso di benessere, anche quello è amore per Dio. If we are eager to read from the scriptures and when we read them we feel happy, that is a form of love towards God. Se quando si aprono le tende ci piace osservare le divinità, vedere come sono belle e come sono vestite bene, anche quello è amore per Dio. If when the curtains open and we enjoy the sight of the deities and we enjoy observing how elegantly they are dressed, in that case we have a form of divine love. Se quando inizia il kirtan ci va di partecipare, di cantare, di danzare, quello è amore per Dio. If when the kirtan starts we feel like taking part into it, then that is divine love. Se quando ci guardiamo intorno e vediamo che siamo circondati da devoti e pensiamo guarda che fortuna, guarda in che bella situazione mi trovo, anche quello è amore per Dio. If when we are here and we feel well because we feel surrounded by devotees, we enjoy the atmosphere of the kirtan and of the songs, then even that is a form of divine love. Se quando ascoltiamo un kirtan e avvertiamo che il suono che entra nelle orecchie ci dà un senso di gioia, di benessere, quello è amore per Dio.
If when we listen to a kirtan we feel joy, when the sounds enter our ears, these vibrations, they give us joy, even that is a form of divine love. Se quando siamo soli e facciamo delle riflessioni, pensando che bella situazione sto vivendo, e pensiamo che l'abbiamo scampata bella, anche quello è amore per Dio. If when we are alone, we suddenly meditate how lucky am I, since I live here in this beautiful spiritual situation, and we think I have been lucky because I have escaped the snares of illusion, then even that is a form of divine love. Se quando ascoltiamo la lezione e captiamo un qualcosa che ci tocca il cuore, anche quello è amore per Dio. If while listening to a lesson we can grab something which is beneficial to our heart, which enters the depths of our heart, even that is a form of love. Se ci piace fare un qualche servizio per Krishna o anche per i devoti, anche quello è amore per Dio. If we enjoy offering some service for Krishna or for the devotee, even that is divine love. Adesso dico una percezione di amore che è molto difficile da ottenere, però. Now I will describe a form of love which is a bit hard to be obtained, but I will describe it anyway. Quando ci alziamo al mattino e percepiamo il suono della sveglia non come un martello pneumatico, ma come un carillon che ti accarezza le orecchie e ti ricorda l'appuntamento con Krishna, anche quello è amore per Dio. When we wake up very early in the morning and the sound of the alarm clock ringing in our ears is not like a drill, but it's like a music box, some sweet sound, then even that is a form of divine love, because we do not perceive this sound as a disturbance, but as a reminder of our appointment with Radha and Krishna. Certo, quest'ultimo sintomo è un po' difficile da capire, però pensando a Rupa e a Sanatana Goswami che si alzavano piangendo, allora ci può stare. Of course, this last sign of devotion is a bit hard to be understood, but if we remember Rupa and Sanatana who woke up crying due to their transcendental feeling of separation from God, then it's understandable. Insomma, quando uno sente parlare di amore per Dio, immagina chissà che, ma l'amore per Dio a certi livelli è semplicemente capire che la vita che stiamo facendo, tutto quello che stiamo facendo ci piace, e anche quello è amore per Dio. Then when someone speaks about divine love, sometimes we cannot understand this kind of love, but if we live a spiritual life and we feel that we love this kind of lifestyle, we are already situated in this dimension of divine love. All'amore di Dio quasi nessuno ci crede. Sembra una frase astratta, irreale, pronunciata tanto per integrare i discorsi spirituali. Almost nobody really believes in divine love, love towards God. For many it's just a word, a sort of rhetorical device used in spiritual speeches, in sermons and so on. Invece è una prelibatezza e una rarità, e chiunque può ottenerlo. But by contrast, divine love is a treasure, is something extremely rare, but everybody can obtain it. Per coloro però che hanno altri motivi nella mente, altri idoli, altri interessi, è una frase vuota e senza significato. But for those who have in their mind other targets, other idols, other interests and calculation, is just a senseless word, aimlessly repeated. L'amore per Dio è reale, è la cosa più consistente e più preziosa del mondo. Love for God is real, is the most consistent and precious thing within this world. E chi ha la fortuna di arrivarci ha già conquistato il mondo spirituale senza aspettare di morire.
Those who have been so lucky as to reach it have already conquered the spiritual world without the need of dying. Quella persona è ricca perché non ha più bisogno di niente. That person is rich because he or she does not need anything else. Niente lo turba ed è sempre nella condizione di beatitudine. Nothing disturbs him and he is always in a blissful condition. Pensa sempre a Dio ed è sempre in comunicazione con Lui. He always thinks about God and he is always in a communication with Him. Eppur in sua assenza lo vede dappertutto. And even in his absence he sees God everywhere. Nella natura, nelle persone, nel mare, nel cielo, nelle stelle. In the nature, in the people, in the sea, in the sun, in the stars. Nell'immensità del cosmo. In the greatness, in the infinity of the cosmos. Lo avverte anche nel calore del sole, nel fruscio del vento. In the heat of sun, in the whisper of wind. Lo vede nel bello e nel brutto di questo mondo e ne capisce le ragioni. Even in apparently ugly and bad things in the world, and he can understand the reasons. Tutto su me riposa come perle su un filo, ci tiene a dire Krishna nella Bhagavad Gita. Everything rests on me as pearls on a string, says Krishna in the Bhagavad Gita. E non lo dice per vanità, lo dice per farci capire che lui è tutto, la nostra culla, la nostra vita e il ramo che porge il suo frutto. But these words have not been pronounced out of vanity. They have been pronounced as a declaration of his real being. And that he is the cradle, the resting point of everything. Non sfugge all'occhio dell'innamorato nemmeno una più piccola occasione per fissare languidamente la mente sulla causa del suo amore. To the eye of the lover, no occasion is missed in order to fix his mind on the beloved image. L'amore per Dio è una fonte di piacere e un oceano di felicità inesauribile. The love for God is an inexhaustible source of pleasure and ecstasies. Mentre a livello materiale il godimento termina con l'appagamento dei sensi, while at a material level enjoyment finishes when our senses are finally gratified. A livello spirituale la felicità cresce sempre, non ha un punto di arrivo, si è immersi in una sensazione di gioia sempre crescente. At a spiritual level, enjoyment increases more and more. There is no end point. It's always increasing more and more. C'è una poesia che ha scritto un poeta che è la più corta poesia che esista. There is a poem. And this poem is the shortest poem, as far as I know, the shortest poem written by a poet. È fatta di due parole. Mi illumino di immenso. It is formed by two words. Mi illumino di immenso, which is I am enlightened by infinity. Queste due parole, Ungaretti, che era il poeta, le aveva pronunciate aprendo la finestra della sua stanza in un mattino di primavera. These two words were pronounced by Giuseppe Ungaretti, a famous Italian poet when he opened the window in a morning of spring. Senza esserne cosciente, il poeta aveva percepito la sua dimensione spirituale. Without being conscious, the poet had perceived his spiritual dimension. È la poesia più corta che mai sia stata scritta. One of the shortest poems ever written. Ma coglie la vera essenza dell'essere umano. But it grasps the real sense of the human being. Non un poverello condannato a morire, ma un eterno abitante dell'immensità del creato. Not a poor creature condemned to death, but
a being inundated by infinity. Adesso vi racconto una storia che è sul libro di Krishna per farvi capire che cos'è l'amore per Dio. Now, in order to better understand what divine love is, I can tell you a story which is findable within Krishna book. C'era una donna che viveva cogliendo i frutti nella foresta e vendendoli. There was a woman in the forest who earned her livelihood by picking up and selling flowers. E così col suo cesto pieno di frutta bussa anche alla casa di Krishna e del papà di Krishna. So, with a vessel full of fruits and flowers, she knocked the door of Krishna's father. E dice, chi vuole comprare la frutta venga qua. And she exclaimed, those who want to buy some fruits, please come here. Krishna, che era bambino piccolo, la sente. Krishna, who was a small child, heard her calls. E va a prendere dei grani, una manciata di grani, per andarli a barattare con la frutta. He takes a handful of grains in order to barter them with those fruits. A quei tempi la moneta di scambio era il baratto. Uno gli dava una cosa e riceveva un'altra cosa. At that point there was a direct exchange of goods. There was no currency. E Krishna stava facendo quello che avevano fatto i genitori in altre occasioni. So Krishna was doing what his parents too were doing on similar occasions. Però le sue mani erano piccole e quando è corso dalla fruttivendola e ha aperto la mano c'erano rimasti solo pochi grani. But since his hands were small, when he reached that woman, there was just only a few grains had remained within his hands. Quindi due o tre grani. Two, three grains, not more. Però la fruttivendola, guardandola, vede l'eccezionale bellezza di questo bambino e se ne innamora. But that woman was deeply charmed by the supernatural beauty of that child and she fell in love with Krishna. E allora gli dà tutta la frutta che aveva nel cestino. So she gave him all the fruits she had with her. Prendendo in cambio questi due grani. Accepting these two, three grains in exchange. Ma Krishna, che è riconoscente, but Krishna was grateful towards her. Con tutta la frutta che non ce la faceva nemmeno a portarla perché ce l'aveva messa tutta in braccio. He was not even able to carry on his arms all the fruits she had offered him. Fa in modo che il cestino sia riempito di gioielli e di diamanti. So she made it possible that the vessel used by the woman to carry these fruits and flowers became filled up with diamonds and precious jewels. Ma la fruttivendola non se ne accorge nemmeno perché era rapita, era incantata dalla bellezza del bambino. But the woman was so charmed by the child's beauty that she did not even realize this miracle. E così prende il cesto e se ne va nella foresta a cogliere altra frutta perché voleva dare altra frutta a questo bambino del quale si era innamorata. So she went away, she went to the forest to pick up more fruits because she wanted to offer more fruits to that beautiful child without realizing the miracle which had happened. Quindi comincia a raccogliere la frutta e quando la mette nel cestino vede che ci sono tutti questi gioielli. But later, after she had started picking up other fruits, she realized that she was carrying some very precious jewels with her. E allora che fa la fruttivendola? Prende i gioielli, li butta e ci mette la frutta dentro. So what she did, she threw away those jewels from her basket and in order to fill the basket with fruits. Perché a lei non interessavano i gioielli, interessava l'aspetto e l'amore che aveva per quel bambino. Because she was not interested in those jewels, she was just interested in her love towards the boy, towards Krishna.
Quindi questa storia ci dimostra che l'amore per Dio è superiore a qualunque ricchezza possa esistere. So this story shows us how divine love is superior to every kind of material wealth one can accumulate. Ok, io con la storia di questo bambino e di questa fruttivendola finisco la lezione. Se c'è qualche domanda. So I close the lesson with the story of this child. Guarda, se parli forte è meglio, perché io con il microfono. La cosa più bella che hai detto, no? che Krishna è in tutte le cose, quindi possiamo vederlo manifestato in vari aspetti, nella felicità di essere davanti alla divinità, cantare, danzare gioiosamente, quella gioia che sentiamo nel cuore ce l'ha da Krishna, non è che viene da noi. Tutta la gioia e tutta la felicità che abbiamo nel cuore viene da Krishna, è la sua misericordia. Una goccia della sua misericordia può rendere felici centinaia di migliaia di persone in questo mondo materiale. E appunto Krishna è presente in ogni luogo, in ogni atomo è presente, e quindi ogni cosa è permeata dall'amore di Krishna, ogni cosa è amore. Solo che noi stiamo vivendo, come dice Prabhupada, in un sogno. Quando noi sogno, quando noi sogniamo, tutto ci sembra vero, no? Perché è parte della nostra psiche, parte dei nostri desideri, delle nostre ambizioni, si manifestano molte volte nei sogni. Così viviamo questo sogno, credendo che sia vero, il sogno della gratificazione dei sensi, e chi sogna non vede altro intorno a sé tranne che il proprio sogno. Ma quando ci svegliamo, cantando il mantra di Krishna, ci accorgiamo che c'è una realtà molto più grande di quel sogno, che alla fine è un incubo per colui che lo sta vivendo, no? E quindi riusciamo veramente a capire le cose come sono nel momento in cui, attraverso il canto del mantra, ci risvegliamo nella nostra vera dimensione spirituale e incominciamo a percepire qualcosa di superiore che non sia mangiare, dormire, riprodursi, difendersi, nascita, vecchiaia, malattia e morte. Quindi, secondo me, tu hai dato una bellissima classe e ti ringrazio. Oggi eri veramente ispirato nel cuore e toccato dall'emozione della scomparsa di Nimai Pandit, che ha lasciato un vuoto in tutti noi. Jack. Ok, grazie dell'integrazione, la considero un'integrazione. Puoi prendere. Vuoi tradurla? La considero un'integrazione dell'amore per Dio. So we must remember that Krishna is everywhere, present everywhere, and a single drop of divine love can give us more pleasure than all the wealth we can accumulate, provided that this divine love is really pure, which is something a bit rare. Perché è vero, Krishna è dappertutto. Yes, è vicino it's true a noi, that Krishna is everywhere. È lontano miliardi di anni luce nelle galassie più lontane. Even if he can seem very far from us, billions of light years in some galaxy, but actually Krishna is everywhere. And so we can remember how this dream, because we are living in a dream, can be transformed by greed and illusion into a nightmare for the dreamer. But we have the way to come out from this dream, and this way is represented by the instruction bestowed on us by Srila Prabhupada. But I also want to thank Atma Vidya Prabhu for the very beautiful class, which has inspired me in a moment when my heart was deeply touched by the sense of void left by Nimai Pandit's sudden demise. Ok, già. No, volevo citare una cosa che ci fa capire l'immensità. Negli anni 20 pensavano ci fosse solamente una galassia. I would like
to, before closing this class, to point out to a thing which can give us the sense of infinity. During the 20s, they thought that just one galaxy existed. Una galassia formata da miliardi di stelle. Of course, a galaxy formed by billions of stars. E invece c'erano, hanno scoperto, con telescopi più potenti, che c'erano migliaia di galassie. By contrast, later, more powerful telescopes helped us discover that there are billions of other galaxies. Non sto parlando di stelle, sto parlando di galassie, che ogni galassia ha miliardi di stelle. And I'm not speaking about stars, I'm speaking about galaxies, and every and each galaxy contains within it billions of stars. Ma quello che aveva sorpreso questi studiosi che hanno fatto questa scoperta. But what really amazed the scholar who made that discovery? Non era che c'erano tutte queste galassie in più. Was not the simple existence of all those galaxies. Era il fatto che tutte queste galassie fossero in movimento. It was the fact that all those galaxies were actually moving. Sai, nel movimento c'è pericolo, lo vediamo nel traffico cittadino, c'è pericolo di scontrarsi, no? You know, when something moves, there is always the danger of collisions, as we see when there are traffic jams and so on. Mentre a livello cosmico, nonostante che non ci siano i semafori, tutto funziona a meraviglia. But at the cosmic level, every functions rather precisely, even if there are not crossroads, cross lights and so on. C'è il girare intorno, c'è l'attrarsi, la forza di gravità, il rimirarsi a vicenda. Celestial bodies turn around, they attract themselves due to forces of magnetism and gravity. Quindi sembra che ci sia un dialogo tra tutta questa enorme varietà di astri. It sembra seems che si parlino. That all those stars are carrying a dialogue, that they are speaking with each other. E Krishna dice nella Bhagavad Gita, tutto somme riposa come perle su un filo. And Krishna affirms within the Bhagavad Gita that everything rests like pearls on a string. Poi ci sono delle stelle che si sono un po' stufate e hanno il loro rifugio, sono i buchi neri. But later there are stars which have become bored with their existence and so they have been transformed into black holes. Così spariscono per qualche tempo, si rifanno il trucco per apparire più belle. So they disappear, they remain their makeup and later they will appear even more beautiful. Come il sole che sorge al mattino, no? Tutto bello sfavillante. As the sun which rises in the morning. Le supernove. Sono le stelle che erano andate nei buchi neri. Are stars which had been lost in black holes. Quindi quello che impressiona in questa vastità del creato è questo linguaggio che c'è tra gli astri, che si rispettano e non si scontrano mai. So that which can shock us is that there is this respectful exchange in between these stars who never clash really. Between themselves. Quindi grazie a Mahamantra Prabhu che ci ha dato la possibilità di spaziare un po' in questa enorme vastità del creato. Dico solo l'ultima, no? A me piace molto guardare il cielo pieno di luce e di buio. I love it too much when I observe the sky full of stars in darkness. Però se penso, se magari il globo, la nostra terra fosse trasparente, quello, la vastità che vedo di sopra, la vedo anche di sotto. But sometimes I think if our earth in the case of a transparent planet, then also what
what I see on, down can be infinite, an infinite depth. E a pensare questo, a vedere questo, quasi mi vengono le vertigini, perché and il nostro corpo non posa su niente. I feel dizziness, a sort of dizziness, when I think that I'm standing on an abyss and I'm looking something infinite over me. Però quando leggo il verso della Bhagavad Gita che dice tutto su me riposa come perle su un filo, mi tranquillizzo. But reading this Bhagavad Gita verse that everything rests on me like pearls on a string pacifies me. Ok, grazie dell'ascolto. Okay. E Srila Prabhupada ki jai. Thank you for your kind attention. Srila Prabhupada ki jai. Grazie a Mahamantra che è riuscita ad ascoltare tutta la lezione. Grazie. Grazie. Non è facile.